me si studia, si legge, si guardano le cose, si accumulano dei saperi e poi si fa una gran fatica a liberarsene. Basta un elemento sbagliato a rovinare l'incanto. Il Mediterraneo è un crocevia di incontri e scontri tra popoli. Parliamo solo della superficie del mare, perché il mare è diventato una strada. Noi siamo trovati di fronte a una città sommersa, anziché dalle ceneri e dalla file del Vesuvio, sepolto dalle acque di Bagra. L'acqua e la luce hanno sempre accompagnato l'uomo per mare, alla scoperta di nuovi territori e nuova conoscenza.